Marina Di Guardo, buongiorno. Buongiorno Livio, come state? Bene. Quanti voi a Torino? Benvenuta qui nel posto delle parole. Grazie. Marina Di Guardo, per raccontare l'ultimo libro. Marina Di Guardo, leggo nel risvolto di copertina, novarese di nascita e cremonese di adozione, ha pubblicato per Nulladia i romanzi L'inganno della seduzione e Non mi spezzi le ali. Invece per Feltrinelli, nella collana digitale Zoom, il thriller Bambole gemelle e poi per la Delos Book, il racconto horror Frozen Bodies. E adesso l'ultimo libro. Libro fresco di stampa quasi, Marina Di Guardo con Com'è giusto che sia. Ci fermiamo sulla copertina. La copertina è un elemento interessante, che non è solamente qualche cosa che può azionare la fantasia, la curiosità e l'attenzione, ma la copertina spesse volte ci porta proprio a respirare, come mi piace dire, a respirare l'aria del romanzo. E allora, com'è questa copertina, Marina Di Guardo? La copertina è, secondo me, molto molto importante, perché è la prima cosa che attira il lettore. Quindi quando ho visto questa copertina sono rimasta davvero entusiasta, perché rappresenta le fattezze, il viso della mia protagonista Dalia, che è una ragazza di 22 anni, abita a Milano e sembrerebbe, così il primo acchito leggendo le prime pagine, una ragazza normale come tante altre. Ma in realtà ha un progetto che non è un progetto qualsiasi, ma un progetto di morte contro gli uomini violenti. Quindi ha avuto dei traumi da bambina, ha avuto delle bruttissime esperienze che si porta dentro, dei lividi sull'anima veramente fortissimi, e questo fa sì che decida di compiere un progetto, appunto, che poi dopo, adesso non voglio svelare, certo, troppo, però il cerco tema, sempre di, ecco, Marina Di Guardo, parlare e non parlare, certo, ma la cosa più difficile e più bella da fare nei confronti dei libri, certo. Marina Di Guardo, però terminando questo libro proprio ieri in un viaggio in treno, qui il tema della vendetta è un tema molto forte, no? Decisamente, è uno dei temi principali di questo libro. È uno dei temi principali. E in questi giorni i temi delle cronache ci riportano a questa parola, la vendetta, seppure di altro genere. Certo, purtroppo sì, noi assistiamo ogni giorno a questi episodi di violenza soprattutto contro le donne, ovviamente non solo contro le donne, purtroppo contro tutti gli esseri umani e anche non solo esseri umani, ma purtroppo la violenza fa parte del mondo, fa parte anche di noi, tante volte senza volere potremmo anche essere violenti non con i gesti ma con le parole, con gli atteggiamenti. Sì, la violenza davvero è qualcosa che permea ed è attorno davvero a tutto. Questi fatti che sono successi ultimamente, ma che continuano a ripetersi nel tempo, continuano sempre ad accadere, hanno ispirato anche questo romanzo, perché ho sentito proprio dentro l'esigenza e la voglia di raccontare anche una storia diversa, nella quale la donna non è più vittima ma può diventare anche carnefice, può ribellarsi in maniera ovviamente non consigliabile, perché come dicevo prima la violenza è sempre qualcosa da evitare, ma ecco, ho voluto dare una chiave di svolta a determinate vicende che purtroppo siamo abituati ad ascoltare e a leggere sui vari giornali. E Dalia con i suoi 20 anni, 20 anni sono una somma di tempo gracile da una parte, fragilissima, e nello stesso tempo piena di sogni e piena di speranze, e la speranza e il sogno fa diventare quest'età, 20 anni per l'appunto, con una forza straordinaria. Ecco, questa ragazza così apparentemente fragile per i suoi 20 anni, ma così decisa e dedicata a far sì che le donne abbiano una nuova versione nel loro esistere. E allora il suo progetto di vendicare le donne parte proprio da casa sua, per vendicare già sua madre. Ecco, stupisce a volte questa ragazza che abbia una forza così straordinaria, come viene narrata in questo romanzo, Com'è giusto che sia.
certo, però in generale i ragazzi, i giovani, hanno sempre una forza maggiore rispetto a persone più adulte, perché credono di poter cambiare il mondo, e questa è una bellissima cosa, qualcosa, una forza che viene probabilmente dall'esperienza, perché poi quando si diventa più grandi spesso e volentieri ci si rende conto che gli ostacoli sono tantissimi, a volte anche insormontabili. Mentre invece i giovani hanno questo coraggio, questa forza, questa voglia di emergere e di far sì che i loro sogni possano diventare reali, e a volte li rendono reali, e questa è la forza eversiva della giovinezza. La forza eversiva della giovinezza, e parole vere, lei ce l'ha il libro a portata di mano, Marina Di Guardo? Sì, sì, ce l'ho qui davanti. E che compagnia le fa il suo ultimo libro? Che, mi scusi? Che compagnia le fa il suo ultimo libro, Marina Di Guardo? È una compagnia di grande soddisfazione, prima di tutto perché aver pubblicato dopo Feltrinelli con Mondadori, altra grande casa editrice, è davvero una soddisfazione incredibile, penso per ogni scrittore. E soprattutto la compagnia che mi dà è una compagnia di una donna, che è racchiuso nelle pagine del libro, anzi di diverse donne, perché non c'è solo la figura di Dalia, ma anche la figura della mamma Dalia, che è una donna bambina, una donna che non è cresciuta fino in fondo. E ne parlavo proprio ieri, una presentazione che ho tenuto alla Feltrinelli di Verona, una mamma che purtroppo, ce ne sono tante così, che diventano quasi un po' le figlie delle proprie figlie, e quindi sì, un amore anche che potenzialmente potrebbe diventare tossico, questo appunto tra madre e figlia. Poi c'è il vero amore disinteressato, che è quello per Ines, che è una maestra, la maestra di Dalia quando era piccola, e una figura assolutamente positiva in questo libro. E poi c'è questo inizio di amore tra Dalia ed Alessandro, che è questo ragazzo anche un po' enigmatico che appare sin dalle prime pagine del romanzo. Quindi tutti i miei personaggi mi tengono compagnia e stanno insieme a me, e spesso e volentieri ci penso, come penso anche ai personaggi ovviamente del libro che sto scrivendo adesso. È bellissimo perché diventano reali, diventano persone che conosco molto bene e a cui mi affeziono in maniera davvero incredibile. Ci fa ascoltare l'inizio del suo romanzo? Assolutamente, con grandissimo piacere. Mi scuso per la voce perché purtroppo di questi tempi siamo tutti influenzati, io esco fuori appunto da un'influenza. Allora, vi leggo proprio il primo capitolo. L'aveva comprato al supermercato, l'aveva scelto per la copertina, una tigre che correva inseguendo una gazzella. Era rimasta ferma a contemplare quella foto in mezzo agli scaffali di prodotti in offerta e carrelli colmi di cibo. Pura forza, muscoli tesi, sguardo ipnotico. L'aveva messo nel cestello, insieme ai pacchi di pasta e le scatolette di tonno. Alla cassa, subito in borsa, separato dal resto della spesa. Adesso lì dentro c'erano delle vite che le appartenevano. Quando apriva quel quaderno si sentiva bene, finalmente se stessa, libera da finzioni, buone maniere, rituali sempre uguali. La nascondeva sotto una mattonella staccata dal pavimento, un nascondiglio usato in passato chissà da chi, una nicchia creata d'arte. Il quaderno ormai era diventato voluminoso, con tutte quelle foto e le pagine zeppe di informazioni, uno schedario vero e proprio da arricchire ogni volta che poteva, su cui fantasticare. Aprì la busta del laboratorio fotografico. Ormai quasi nessuno faceva stampare foto, le immagini rimanevano per anni nelle memorie di computer e di cellulari e si guardavano solo su uno schermo. Dalia, invece, preferiva le foto stampate su carta, poteva toccarle, cambiarne la posizione, come ciò o come più le piaceva. Sotto ciascuna di essa scriveva con un pennarello le informazioni che le riguardavano, con una grafia ordinata e minuziosa. Alcune immagini le aveva scaricate da Facebook, altre le aveva scattate di persona, veri e propri dossier di cui andava molto fiera. Perdeva ore a guardare quelle lunghe schede, pagine e pagine, arricchendole, completandole di particolari, sognando quando sarebbe arrivato il momento. Ecco, adesso mi fermo sognando, perché non vorrei diventare troppo prolissa. Questo è proprio l'inizio del libro. Sognando di questo quaderno. Sognando proprio quando
può arrivare quel momento, e quale sarà il momento? Lo lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, per scoprire Dalia, ma per scoprire anche una figura che è il contraltare necessario per Dalia, ovvero la figura di Alessandro, la figura di Alessandro, che è una, certo, figura, che è una figura necessaria, perché anche qui è una figura formativa. E ecco, è il contrasto, dicevo, il contraltare, perché Alessandro è veramente la tenerezza che entra in campo, e non solo. Marina Di Guardo, questo romanzo, abbiamo parlato di vendetta, abbiamo parlato di una donna, Dalia, questa giovane donna, e non può non venire in mente la figura di Medea, anche se Medea nella tragedia greca compiva un'altra vendetta, però ricordo molto bene l'ingresso in scena di Medea con queste parole, che sicuramente non sono quelle giuste, ma dice più o meno così: tra tutte le creature dotate di anima e di intelligenza, noi donne siamo le più sventurate. Ecco, in queste parole di Medea troviamo Dalia, no? Che fa ingresso sulla scena del mondo in maniera vendicativa, ed è qui che avviene la trasformazione sulla scena, dicevo, di Medea, e invece nel libro di Dalia. Ecco, di Dalia da giovane ragazza diventa una serial killer, Medea da giovane moglie fedele diventa veramente un omicida. Ecco, qual è il legame fra queste due donne? Sono due donne molto forti, sono due donne che credono in quello che stanno facendo, e sono due donne che sono animate da una, così, forse un po' criticabile, ma fortissimo senso di giustizia. Dalia, nello specifico, è una giovane ragazza che non riesce a pensare che queste donne che le stanno vicino, prima fra tutte la mamma, possa avere subito dei danni e delle ferite che si porta dietro nel tempo, anche nel presente che vive con la figlia, e quindi decide di vendicarla, come decide di vendicare anche persone e donne che incontra nel suo percorso, nella sua esistenza. Dalia lavora in un centro antiviolenza ed è una volontaria, ha deciso di lavorarci proprio perché vuole in un certo qual modo riscattare anche la mamma e aiutare tutte le donne che subiscono questo genere di trattamento da parte dei loro uomini. E lì incontra tante donne ferite, e una di queste diventerà quella che deciderà di proteggere fino in fondo. E sono donne forti, donne coraggiose sicuramente, assolutamente non da consigliare il metodo che scelgono. Però, ecco, senz'altro le accomuna la forza e la determinazione. La forza e la determinazione di tante donne che subiscono violenza e poi cercano anche di proteggere chi ha usato violenza. E in questo libro, seppur in forma romanzata, comprendiamo bene, per esempio, se ricordo bene, quando ad esempio Benedetta dice: eravamo in montagna, in un dirupo, perso il controllo, oppure la caduta in bicicletta, no? E queste, certo, questi esempi sono semplicemente le scuse che purtroppo spesso e volentieri le donne che subiscono questo genere di trattamento devono usare per nascondere degli episodi violenti. Questo purtroppo è verità. Oltre la sete di giustizia c'era la percezione del piacere, nemmeno troppo nascosta, piacere dell'attesa, della sofferenza inflitta, del potere su un altro essere umano, potere di vita e di morte, come un angelo sterminatore. Sarà tutto questo, Dalia? Lo scopriranno i nostri ascoltatori leggendo l'ultimo romanzo di Marina Di Guardo, come giusto che sia. Però prima di salutarci, Marina Di Guardo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Adesso sto rileggendo Kafka sulla spiaggia di Haruki Murakami. È un libro che mi ha dato tanto, mi è piaciuto tantissimo appunto nel passato, e lo sto rileggendo perché a volte è bello anche rileggere libri che ci hanno colpito, e a me succede, alcuni l'ho letti e riletti diverse volte. È bello però la categoria non dei lettori ma degli rilettori. Dei rilettori, sì, infatti, io credo che davvero
ogni lettura in più fa scoprire nuove sfumature e nuovi particolari che magari in un primo momento non abbiamo compreso fino in fondo, e che ci arricchisca sempre, perché i libri davvero sono un tesoro inestimabile. Vedo che anche lei, Livio, fa una grandissima opera di diffusione, e questo è veramente encomiabile. Io sono molto molto ammirata di come parla, la sentivo prima parlare dei libri, incontri riguardo ai libri, quindi veramente complimenti. Ascolti, ancora questo, lei ha citato Kafka sulla spiaggia, no? La storia di questo, sì, se ricordo bene, di questo bambino che se ne va perché se ne va, certo. È stato, mi pare, testimone di un omicidio, no? C'è in qualche, sì, modo una relazione tra questo bambino e Dalia? Sì, è stato testimone di una violenza, come anche Dalia è stata testimone della violenza su sua madre. Quindi sicuramente questo è un punto di contatto tra i due. E soprattutto gli occhi innocenti dei bambini. I bambini non dovrebbero mai assistere a episodi di violenza, e non dovrebbero mai essere sottoposti a traumi così forti che si portano poi dietro per tutta la loro vita. Quei traumi parleranno sempre in qualche angolo nascosto del loro animo. Ma lei come ha cominciato ad amare la scrittura? Lei che era nel mondo della moda e poi a un certo punto ha sentito queste storie che le crescevano dentro nella sua mente, e poi ha preso la volontà e ha cominciato a narrare. Io ho sempre amato scrivere, sin da bambina, ho sempre avuto un forte desiderio di esprimere quello che avevo dentro, e scrivevo i componimenti, qualche poesia, e devo dire che ho capito davvero la forza delle parole quando in terza media avevo fatto un tema che era stato eletto, era piaciuto moltissimo alle professoresse, anche non le mie professoresse della mia classe, ma anche ad altre, ed era stato eletto tutto l'istituto come esempio di un bellissimo tema. E quando la professoressa lo leggeva a tutti gli alunni, a tutto l'istituto riunito, io mi sono resa conto che persino quelli più agitati, più scatenati, che di solito non stanno mai attenti alle lezioni, erano rimasti ad ascoltare. E vederli così assorti, quando le parole che avevo usato per quel componimento così erano nell'aria, e vederli così attenti mi ha fatto capire che davvero la forza delle parole è grandissima, e mi ha fatto innamorare di questa forma di comunicazione. E poi ci ho creduto, non ci ho creduto per tanto tempo, perché essendo un'insicura cronica lo facevo più per me stessa che così, per cercare la possibilità di poterla poi fare conoscere questa mia passione anche ad altri. E sono state le mie figlie che mi hanno consigliato di provarci sul serio, di provare a scrivere qualcosa di un pochettino più strutturato che un piccolo racconto o una poesia. E ho cominciato a scrivere un primo romanzo, L'inganno della seduzione, e poi è andato un po' di case editrici, è piaciuta una piccola casa editrice indipendente, assolutamente seria, che non chiedeva contributi, e così è iniziata la mia avventura in campo letterario, che è stata veramente la scrittura, il mio primo vero amore, oltre ovviamente le mie figlie. Tra l'altro, a proposito di figlie, anche una sua figlia, Chiara, è per certi aspetti scrittrice, chi fa blog, la blogger è uno scrittore, una scrittrice, quindi. Sì, scrive, adesso non cura completamente il suo blog, che adesso ormai è diventato un sito, però scrive ancora degli articoli su questo blog, su questo sito, e lei lo vogliamo ricordare influencer. il sito di sua figlia Marina, sì, si chiama The Blonde Salad, è un sito che parla soprattutto di moda, di tendenze, e non è un sito ovviamente letterario, però anche lei ama scrivere, chissà che magari un domani non voglia cimentarsi anche lei.
vedremo. Pennac diceva: la libertà di scrivere non può ammettere il dovere di leggere. Ecco, quindi la libertà di scrivere non importa su che cosa, sulla cucina, sulla moda, su altre cose, ed è veramente una forte e una bella necessità questa. Marina Di Guardo, noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato per la nostra trasmissione Il Posto delle Parole, e buona scrittura. Grazie mille Livio, e grazie a tutti gli ascoltatori che così sono stati in nostra compagnia, e buon weekend nonostante il tempo non particolarmente così bello che si preannuncia nei prossimi giorni. Ma il tempo può essere bello per prendere in mano un libro e cominciare un altro del tempo che sicuramente sarà particolare. Grazie ancora Marina Di Guardo. Grazie ancora a voi tutti, grazie mille, arrivederci.